Carissimi amici compaesani, venosini, in qualsiasi parte del mondo, io vi mando un abbraccio di cuore e vi saluto. Mi raccomando, siate sempre sereni e passate la vita in armonia. Tanto il resto non cambia nulla. E allora, cosa dire? Dobbiamo parlare in lingua italiana madre o in lingua dialettale venosina? Lo so, a voi piace che parliamo in lingua dialettale venosina, come ci ha fatto mamma nostra, come ci hanno fatto mamma nostra, alla paesana maniera. E che vi devo dire, cari amici? Iniziamo una nuova settimana e poi si finisce la settimana, iniziamo il mese, lo chiudiamo e vabbè. Ma dove sono i problemi? I problemi non c'è bisogno che ci dobbiamo fare noi, quelli arrivano da solo. Allora, mannamola a fangare i problemi. Lasse che si cuociono con brodo loro. Poi quando viene, noi lo diciamo, come va, ma tu che vuoi dalla vita mia? C'è da viene, non voglio avere una salute, se non mi devo la gente. E va giusto per fiste, che t'ha già detto. Tanto, come ha già sempre detto, più nero di mezzanotte non ci viene, a mezzanotte non me lo tiene, a tu e boh, noi non mi chiesero mani a sto mondo, nessuno. Ma scusate, ma perché non immaginavi? Quando sarà ora, quando io ho il tempo, che mi chiudo la bottiglia e tra la vascia la serrante, per chiudere un negozio? Boh, ma pure questo godimici la vita, ma che cazzo ce ne frega a noi? Tanto ubrora, che se lo faccio cuidare, che se lo faccio che era tipo di verdure e roba varia, carne, ubrora, o meglio ubrora, è quello che ognuno si faccia da solo. L'assaggio, oggi è buono, credo non è buono, e beh, pazienza. Vuol dire che te la vipire se non è buono ubrora. Ma niente barruca, non c'è mai barruca mai. Tanto non cambia una mazza di niente. Quando volete e quando potete, pigliatevi un giorno di buona vita. Tanto, credete a me, un triste non manca mai. E allora, se da fare un viaggio, tenete quattro brocchi da spendere, e scelta bene, scelta va a godere la vita. A dove volete voi e dove potete. Volete che mangiate in un ristorante? Esciate! L'importante è che per trattene buono e mangiate buono. Perché se un giorno dopo avete la diarrea, oppure un giorno stesso vanno a fare la lavanda castra, evitate! Ma uno dice, ma come faccio a saperlo? Bisogna avere sempre calucchi, certe volte per chiudere la capa. Di bisogna diffidare. Se non ci vai mai nessuno a mangiare da chirubani, è vacante, non stai mancando un cane. E allora? Ma si vede che stanno i camionisti, i camion, gente che si ferma. E allora adesso mangio sicuramente buono e si becca pure poco. Perché nella quantità loro cercano di mettere la qualità per quel cliente da tornare. Ma se siete in un posto che voi siete i primi, magari pure l'ultimo cliente, e beh, che vanno a fare? Vanno a girare, che non acchiappa soldi, e poi possibilmente vi danno le cose che sono scadute 10 anni fa, e la diarrea è sicura, assicurata, se vi vai buono, se no vi portano a fare una bella lavanda gastrica, se riuscite. E nel peggiore dei ipotesi, mi dispiace proprio dirlo, ma cerchiamo di essere sinceri. Portano a deposito in un cappotto di leone e stacete pure i suratori. Allora, la vita va goduta da protagonisti.
mai da spettatore. Io non è che voglio fare un monologo per quanto riguarda insegnare la vita agli altri, ma per carità. Ma dato che ho avuto tante di quelle bastonate nella vita e sono stato in genetica veramente buona, che mi hanno fatto in camminare sturte, però se mi hanno fatto assaggiare quella roba marrone che è in un deposito di un magazzino della merda, e beh, se me l'hanno fatto mangiare le situazioni della vita, state tranquilli che non l'ha già fatto assaggiare per io, a chi di dovere, ma senza vendetta, senza essere cattivo, solo che noi, voi lo sai, teniamo un buon carattere, siamo affabili, umani, amici di tutti, ma che ci facciano un turto di chi li brotta? Beh, dicetemi voi, meglio di me. Non è che uno vuole proprio leggere, come dice la Bibbia, occhio per occhio e dente per dente, ma un poco di quella roba marrone, a chi ci faccio di male, non la faccio assaggiare. E quando l'assaggiate, sta tranquillo, che quell'odore e profumo di merda, quando l'hanno assaggiata non fanno tanto più le cattiverie. Beh, va buono, mi dispiace che sta per te, gli è stato servito un po' in un modo un po' schifoso, ma io sono chiaro, sono uno che parla chiaro nella vita e agisce con rispetto, educazione e stima. Urista, credete a me, so chiacchiere c'è tutto vinto. E allora, mi dicevano quando ero piccinino, ti vuole bene che ti faccio chianci. Va bene, ma se mi faccio chianci perché mi vuole insegnare che la vita adesso seguita in un modo educativo, umano, va bene. Io mi faccio un odolovio di piante, ma se mi hanno fatto chianci perché mi fanno del male, io faccio chiancio perché lo faccio male, ma moralmente. E allora si mettono a cuocere, a masuna, e non rompono più gli erda a nessuno. Gli mette tranquillo da la veis. Com'è? Ma l'educazione, quando ero piccinino, te l'hanno insegnata? No, allora mi sono insegnato. Vedi, ci fa una bella camminata a passezzombo e te lo vi appigli a Napoli, a quel paese. E non dai fastidi, se no ti sputi in nucchia e ti profumi in orecchie. Se sono volgari loro, se sono educati, dico: ma per favore, ma lasciamo perdere ogni controversia. Che serve? Stai che premi, stai prima tu a fare la coda. Allora, l'importante è che si segue una regola, che ognuno non prende in giro nessuno. Poi se uno dice sì, per piacere, guarda, tengo questo problema, ma già c'è subito perché già ci fanno certi servizi che non posso veramente comandare a nessuno. Ma fai passare, e passa, addio problema. Ma chi che si mette innanzi a te a sproposito, o ti pigliano per festa a te e a chi che ha domandato una cosa, un'informazione, ebbene no. Chi a me sinceramente non mi piace. Mamma mia, che mi fa? Bah, va buono, va, oggi vado stracciato già abbastanza. L'ho già trovato manca la manca meglio qualcuno da fare la chiacchiera insieme. Io stamattina la chiacchiera me l'ho già fatta che voce. E sono felice e tranquillo lo stesso. Dai, ci sentiamo la prossima volta. Buona giornata a tutti, vi voglio un mondo di bene, ciao!